Nel mondo accelerato delle biotecnologie, dove l'innovazione si fonde con la scienza per aprire nuove frontiere nel campo della salute, l'evento Living Biotech, promosso dall'Ambasciata del Belgio in collaborazione con Galapagos Italia, si è distinto come un momento di riconoscimento e celebrazione per i pionieri del settore. Il messaggio è molto semplice: non c'è innovazione scientifica senza collaborazioni. In Belgio abbiamo un ecosistema biotech molto importante e molto innovativo, basato sul partenariato tra il settore pubblico e il settore privato. E questo è il messaggio: collaborare pubblico-privato e collaborare insieme nell'Unione Europea. Oggi chiudiamo un percorso, credo che abbiamo aperto l'anno scorso con il lancio di questo premio Bioneers, pionieri delle scelte della vita. Sono veramente orgoglioso che questa sera si possa incontrare questi giovani ricercatori che hanno presentato dei progetti eccezionali. Avrete modo di vedere quanto diversi sono fra di loro, ma quanto alto sia il livello di innovazione. Per quanto ci riguarda, noi di Galapagos è un po' un passaggio di testimone. Perché noi siamo nati così, noi siamo nati come un piccolo laboratorio di ricerca, uno spin-off universitario in Belgio. I nostri padri fondatori sono riusciti a fare quella che è una viene definita FIBCO, Full Integrated Biotech Company, che vuol dire che dal progetto iniziale, dallo sviluppo del prodotto, siamo riusciti a portare i nostri prodotti ai pazienti. Questo è l'augurio che facciamo ai ricercatori questa sera, premiandoli, che queste loro idee possano avere un futuro altrettanto roseo. Galapagos continua il suo impegno nell'innovazione, prossima frontiera è CAR-T. Credo che questo sia uno degli elementi di maggiore innovazione che stanno arrivando a disposizione dei pazienti. Anche Galapagos giocherà la sua parte, anche in questo caso con alcuni elementi innovativi. Attendiamo risultati dai nostri studi per poter poi portare questi prodotti ai pazienti. Questa è una serata importante alla sede dell'Ambasciata belga in Italia per rafforzare la collaborazione che ormai arriva alla terza edizione, per lo scambio di esperienze e di potenzialità di crescita dal mondo del biotech belga al mondo del biotech italiano. In Italia c'è una grande eccellenza nella ricerca scientifica che sta trovando la sua strada nel trasferimento poi di tecnologia al mondo poi del biotech e quindi all'arrivo di questa innovazione scientifica al prodotto finale, se vogliamo, al farmaco che può aiutare poi le migliaia e milioni di pazienti non solo in Italia ma anche nel mondo. E in questa fase di trasferimento dell'eccellenza scientifica nella realtà poi del mondo biotech e della disponibilità ai pazienti c'è molto da imparare nell'esperienza belga degli ultimi decenni, che è iniziata con una grande visione e a cui il sistema Italia può attingere chiaramente come esperienze di successo da poter applicare. L'innovazione e la ricerca scientifica in generale delle biotecnologie richiedono risorse, nel senso di finanziamenti, richiedono tempo e pazienza e anche capacità di affrontare il rischio, perché comunque sono ricerche alla frontiera della scienza e quindi per sé, per natura, portano a tra virgolette fallimenti, dico tra virgolette perché ogni fallimento porta un apprendimento da poter portare alla fase successiva, ma richiedono tutti questi elementi. Allora, certo che per affrontare queste necessità occorre lavorare in un'ottica di sistema o di filiera, che tra l'altro poi è un elemento caratteristico della struttura industriale, della tradizione industriale italiana, quella della filiera. Bisogna imparare a farlo anche nel mondo della ricerca e del trasferimento quindi tecnologico dai centri a un mondo più ampio che si possa poi occupare della sperimentazione clinica, della produzione e della distribuzione. Quindi si richiede che queste risorse non vengano messe solo dal pubblico, questa è una falsa premessa. Il pubblico ha un ruolo chiaro che è quello di far partire certe ricerche di base che ancora non si sa dove potrebbero andare a cadere, ma poi c'è la necessità di un investimento privato che quindi possa aumentare queste capacità, si possa gestire, possa assumersi certi rischi, possa gestire certi rischi con un'esperienza specifica e quindi possa contribuire a questo volano. Come riferimento breve, in Belgio circa il 3% del PIL è investito in ricerca e sviluppo, però di questo 3% l'1% viene da fondi pubblici e il 2% da fondi privati. Quindi chiaramente con un moltiplicatore di 1 a 2 si può fare certamente molto di più. Senatrice Zambito, lei è segretario della 10ª Commissione al Senato, quindi Affari Sociali e Sanità, ma lei è anche una scienziata, quindi con lei mi piace proprio toccare l'argomento investire in ricerca. Oggi siamo qui a Bioneers, che è
un gioco di parole tra biotech e pioneers, quindi pionieri. E quindi chi meglio di lei per illustrarci, ecco, qual è la situazione italiana e come possiamo portarla a migliorarsi? L'Italia non deve temere assolutamente nessun confronto in Europa, perché gli investimenti da parte del privato, delle aziende farmaceutiche nel settore dell'ingegneria biomedica, delle scienze della vita, nei farmaci biotecnologici è davvero di altissimo livello. Quello che è importante fare è quello che si sta facendo qua, cioè promuovere maggiormente la ricerca, soprattutto la ricerca pubblica delle università. Bisogna investire di più e bisogna investire di più non solo su questo settore, ma anche sulle giovani generazioni che possono dare un impulso straordinario alla ricerca scientifica. Io faccio parte anche del Collegio del Dottorato di Scienze della Vita dell'Università di Siena, ho la fortuna di lavorare accanto a giovani ricercatori che fanno proprio ricerca in questo settore e sento davvero il bisogno di dire benissimo, perché queste borse di studio, quello che state facendo qua, è quello che davvero fa fare un salto in avanti a questo paese, in questo settore. Questo evento ha messo in luce le ultime novità nel mondo delle biotecnologie, un settore in continua evoluzione che abbraccia l'utilizzo di intelligenza artificiale, colture in vitro, cellule staminali ingegnerizzate e nanofibre ibride. L'obiettivo è esplorare il futuro delle scienze della vita e il loro impatto sulla salute umana. Durante l'evento sono stati consegnati i prestigiosi riconoscimenti Early Bioneers ai progetti più rivoluzionari nel campo delle biotecnologie applicate alla salute. QuantoBrain è una startup innovativa che sviluppa intelligenza artificiale per la diagnosi di disturbi comportamentali, in particolare del disturbo dello spettro autistico. Diciamo che l'obiettivo che ci poniamo è cercare di trovare un metodo per ottenere una diagnosi oggettiva e quantitativa di disturbi che in questo momento vengono ancora valutati molto a livello soggettivo. In modo tale anche da anticipare la diagnosi. Chiaramente fare una diagnosi in età preverbale può essere molto complesso. E soprattutto oltre alla diagnosi in sé, noi forniamo anche un'informazione su quali regioni cerebrali hanno un funzionamento atipico in ciascun soggetto. Questa informazione è utile sia per un trattamento personalizzato, ma anche per la ricerca, per capire meglio che cos'è che causa questo disturbo e per capire come sviluppare nuovi farmaci e nuovi trattamenti. Titop è un'azienda biotech, spin-off di Politecnico di Milano, Ospedale San Raffaele, che va a rispondere a quella che è un'esigenza del mondo delle aziende farmaceutiche. Infatti ad oggi sviluppare farmaco costa tantissimo, più di 2,5 miliardi e più di 10 anni di sviluppo per mettere un singolo farmaco sul mercato. E questo perché? Perché i modelli che vengono utilizzati per predire quello che succederà all'interno del corpo umano sono antiquati o non sono in grado di traslare dal modello preclinico all'umano. In particolare i modelli animali non garantiscono una traslabilità del risultato. Quindi l'idea è quella di ingegnerizzare questo processo e quindi unire ingegneria e biologia, realizzare dei modelli complessi in vitro che siano in grado di predire quello che farà il farmaco una volta ingerito, amministrato nel paziente. Il mio progetto riguarda lo sviluppo di piattaforme innovative per il sensing di metaboliti cellulari nel microambiente tumorale. Si tratta di un progetto che credo avrà grande impatto sia nel scoprire i sistemi che regolano i meccanismi alla base dei tumori, sia nello sviluppo di terapie farmacologiche personalizzate. Il progetto riguarda lo sviluppo di piattaforme costituite da nanofibre che emulano la struttura della matrice extracellulare, e queste nanofibre contengono al loro interno dei sensori ottici raziometrici che cambiano l'intensità di fluorescenza a seconda della concentrazione di analita di interesse. E perché sono importanti queste piattaforme? Perché all'interno dei tumori abbiamo variazioni di analiti chiamati hallmark tumorali, quali pH o ossigeno. Nello specifico abbiamo acidosi o ipossia, che sono conseguenza di un alterato metabolismo cellulare.
e i nostri sistemi rispetto a sistemi attualmente in uso nei laboratori offrono un'altissima risoluzione spaziale e temporale, mentre i sistemi standard consentono di ottenere misure di bulk, ovvero misure medie, e quindi noi siamo in grado di misurare a livello di singola cellula i flussi di protoni o i gradienti di ossigeno, discriminando il contributo della singola componente cellulare in un sistema molto complesso e eterogeneo come quello del tumore. Il mio progetto consiste nell'utilizzo di cellule staminali pluripotenti indotte, che sono cellule che riceviamo da un donatore e che possiamo sfruttare per generare terapie cellulari che possono essere utilizzate come terapie antitumorali per molte tipologie di tumori, sia da un punto di vista ematologico che tumori solidi. Questa terapia, che è estremamente innovativo, ha che riusciremo probabilmente a raggiungere più persone rispetto alle attuali terapie. Sarà più facile arrivare al letto del paziente, perché ridurre i costi della terapia e allo stesso tempo aumentarne l'efficacia è uno dei punti fondamentali del progetto. Da queste cellule staminali pluripotenti indotte le differenzieremo in cellule del sistema immunitario, in particolare in natural killer. Queste cellule, di default nel nostro corpo, hanno delle spiccate proprietà antitumorali. Noi le sfrutteremo, migliorandole con l'ingegneria genetica, per andare a espletare una funzione più forte verso diverse tipologie di tumori, sia con la somministrazione di farmaci come anticorpi monoclonali, come pembrolizumab o eccetera, altri farmaci che sono attualmente in commercio, sia attraverso farmaci bispecifici. E questi sono, diciamo, i punti fondamentali del progetto e spereremo di raggiungere il più possibile il letto di tutti i pazienti e di arrivare in clinica il prima possibile. Nel corso dell'evento Live in Biotech sono state assegnate anche le menzioni d'onore per le scienze della vita 2023. Partirei dalla prima parola, che è living, perché per la prima volta noi ci troviamo di fronte a parlare di farmaci che sono in realtà prodotti a partire da cellule viventi e sono alla fine cellule viventi. Pensare di poter manipolare il sistema immunitario, nel senso di riindirizzarlo attraverso la manipolazione genetica verso funzioni che possono amplificare quelle naturali o possono addirittura introdurre delle nuove funzioni, rappresenta come è stato negli ultimi 30 anni l'utilizzo e la trasformazione degli anticorpi monoclonali, che sono l'altra componente di questo straordinario concerto che è il sistema immunitario del nostro corpo, ma e sono diventati farmaci. Adesso si apre e si è aperta negli ultimi 10 anni la frontiera che anche le cellule del sistema immunitario possono essere manipolate e riuscire a farle diventare un farmaco contro i tumori, come è stato dimostrato essere e funzionare in alcuni tumori ematologici, ma probabilmente in futuro e già adesso anche in tumori solidi, soprattutto anche nell'ambito delle malattie in cui è il sistema immunitario che è alterato, come nelle malattie autoimmuni, che sono un grande capitolo della medicina. Prelevare da un paziente i suoi linfociti, T, sono una delle cellule del nostro sistema immunitario, introdurre dentro questi linfociti un gene che contiene l'informazione come fosse quella di un radar. Un radar porta la cellula nel luogo appropriato, contro il bersaglio giusto, lo trova e in quel momento, dall'incontro, comincia a crescere. E crescere vuol dire avere la capacità poi di uccidere il bersaglio. E ovviamente questo è una cosa straordinariamente innovativa, perché indirizza verso l'obiettivo che vogliamo colpire. Allora capite l'efficacia che c'è stato fino ad ora nei tumori del sangue, leucemie, linfomi, mielomi. Lo è stato grazie alla ricerca proprio italiana anche nei tumori solidi, il tumore raro pediatrico, e così ci sono segnalazioni in questa direzione. Lo è già adesso, perché in sperimentazione, con lo stesso principio di eliminare ciò che non si comporta bene, nell'ambito di alcune malattie autoimmuni come il lupus, sistemico refrattario alle terapie, quindi davvero è un momento straordinario per il futuro della medicina. Professore, prima di lasciarla andare via, quanto è importante la condivisione dell'innovazione? La condivisione è indispensabile ad un livello, prima di tutto, scientifico,
perché il nostro è un campionato dove si è sempre in competizione col mondo e quindi questo è un livello di condivisione nella competizione, ma c'è una condivisione necessaria perché è solo dal mettersi in rete che si possano realizzare progetti molto più ambiziosi. Noi ad esempio fin dall'inizio, pensando che fortunatamente le patologie pediatriche sono limitate in numero, abbiamo pensato che dovevamo allearci con il mondo degli adulti. Questo l'abbiamo fatto grazie alla relazione con l'ematologia dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Anche questo è condivisione, perché ovviamente ha messo anche loro nella condizione di poter partecipare a questo grande progetto.